Buonasera, buonasera, benvenuti dentro la nostra casa con Stefania Cattaneo. Ciao Adriana Santa Croce, bentrovati a tutti. E buon Halloween. Sì, ormai siamo nel mood di Halloween. Esatto, noi questa sera parliamo di questa festa, degli addobbi, delle ricette, insomma tutto quello che sta intorno alla festa, che è una festa importata dagli Stati Uniti. Sì, un po' consumistica, certo. Un po' consumistica, però noi lo facciamo in maniera come facciamo sempre, in maniera molto scherzosa. C'è da dire che i seguaci dell'occulto si sono appropriati di questa festa, ma in realtà la festa ha origini cristiane e cattoliche. Sì, anche il nome stesso, cioè Hallows, che significa santi, in, che fa parte di sera, quindi la vigilia dei santi. E sostanzialmente i cattolici, i cristiani facevano festa proprio perché la morte era vinta. Poi i cattolici irlandesi, i celti cattolici, hanno cominciato a mettere dentro dei riti, come ad esempio la zucca, no? La zucca illuminata serviva per mettere in fuga il male. Ecco, pure i dolcetti erano i dolcetti che i morti ci portavano come appunto segno del loro pensiero onnipresente. Esatto, o il cielo anche che visitava la terra, quindi tutte le tradizioni che noi usiamo per questa festa nascono, hanno questa radice. Parliamo del nord Europa, però anche in Sicilia, in Sardegna, ci sono i dolci dei morti. Esatto, allora dobbiamo proprio spiegare ai nostri ragazzi, quando facciamo le feste, quando certo. Le organizziamo, anche il significato più profondo di quello che poi viene visto come quello di cui vi parleremo anche tra poco. E quindi vi ricordiamo, insomma, di fare una visita magari al cimitero con ai nostri parenti defunti e magari anche una preghierina. Questo per dare un quadro generale della festa di cui parliamo adesso. Ecco, quindi festeggiamo senza dimenticare le origini e poi appunto diamo anche seguito a quello che cerchiamo di spiegare, quello che vediamo come costumi che sono tipica tradizione ormai. Esatto, ormai non è più solo a Carnevale, ma anche ad Halloween ci sono i costumi. Allora vanno tanto di moda quelli di gruppo, quindi sì. Non solo fare un costume da solo, e questo valeva per il Carnevale tanto quanto poi Halloween, ma un costume di una famiglia intera, per esempio. Però tu lo fai con tutta la famiglia vestita? Ma allora, io qualcuno che non si presta. Immagino chi è. Non sono i bambini. E non sono i bambini, però ecco, in questo caso chi avesse magari lo zio vuole unirsi, piuttosto che c'è lo zio Fester, c'è Manno, cioè questa è la tipica famiglia Adams. Beh, noi siamo vestite di nero in funzione. Beh, io vesto il cagnolino. Ah sì, come sì. Lo vesti? E gli metto la luce da pipistrello. Se le fa mettere o si ribella? Si ribella, però ci per provo. Fare una foto, diciamo. Sì, perché l'obbligo a fare la foto. Va bene. Avremo anche dei pets, perché tanto vanno di moda, però se invece di una famiglia siete in due, sì. Si può fare comunque. Esatto, allora. C'è anche la foto a coppia. Ecco, il costume di coppia l'hanno lanciato i divi hollywoodiani e poi si sta un po' riproponendo in tutte le coppie, anche non di famosi. Quindi in questo caso sono Mortizia e il marito della famiglia. Sì, questo è il costume ovviamente tipico, classico, sì. No? Poi in realtà ci si può vestire come si vuole. Noi diamo qualche suggerimento, tipo anche? Anche Mercoledì, che è dalla serie sì. Di Netflix. Questo è bellissimo. Poi. Ecco, questo è proprio, quest'anno penso che andando in giro troveremo sì. Tantissime bimbe mercoledì. Nicole la puoi vestire così. Nicole ha già addocchiato un vestitino perché l'ha visto su una bambina uguale, quindi tra di loro. E coi pizzi, tra i pizzi e la gonna a sbuffo, un secondo me ci ha fatto un favore, no? Perché non ne potevamo più del rosa, al di là delle battaglie del blu e del rosa, poi era sempre un confetto, quindi almeno possiamo mettere cambiamo un colore più scuro. Esatto, oppure altri esempi di costumi di coppia. Questi sono tutti VIP che nel corso degli anni, poi alcuni sono scoppiati, questa è Michela Quattro Ciocche con Aquilani, si sono anche lasciati, però ci hanno mostrato con cose che abbiamo in casa, quindi di facile riciclo. Ma insomma, io un vestito così non ce l'ho in casa. No, però gli uomini sì. Sì, però tu hai un vestito così in casa, dimmelo. Ma perché sì, un nero con un po' di paillette. Beh, con le frange ce l'ho, però colorato addirittura, una roba Io le ho tagliate.
Sì. Ce l'avevo tagliato le frange, vabbè. Perché poi con dentro l'armadio scopriamo che tornano di moda e le vogliamo. Non dovevo tagliarle. Va bene, altri esempi di costumi? Ecco, altri esempi di costumi, la coppia rock, quindi fare, non so, con una giacchettina borchiata, un cappello, che potete mettere o con gli spray che si lavano via, oppure proprio una vera e propria parrucca. Però qui c'è un mix di stili che magari qualche reminiscenza di amici o parenti dai tempi qualcosa rock. Qualcosa magari si trova, sì. E comunque sì, anni 80 proprio, è proprio anni 80. Oppure? Oppure anche... Shrek è uno dei più belli. Allora, questi qua sono tutti dei tipi. Allora, chiaramente c'è o il body painting, che è molto difficile, però guarda che effetto pazzesco di trucco, di make up che ha. Sì, qua c'è un lavoro dietro pazzesco. Sì, altrimenti puoi fare, come vedi, quello tutto nero è una tutina, quindi... Però devi disegnarci sopra lo scheletro. Sì, è anche quella difficile, se no ci sono, come vedi ormai... Anche quello del corpo umano, quello sulla destra, sì. Rosso con tutti i muscoli. È difficilissimo. Quello è difficilissimo. Però è efficace. E poi Crudelia Demon, quindi chi volesse impersonificarla, tanto è facile da fare, perché devi fare mezza testa bionda e mezza mora. È la testa più che altro, perché sì. Poi i vestiti ti vesti di bianco e di nero. Potevo lasciarne metà mori. Potevi fare prima di tingerti, potevi aspettare Halloween e poi te li tingevi. Così vedevo quale stava meglio. Esatto, va bene. Oppure... Dicevamo Shrek, eccolo qua, Shrek è uno sì. dei più belli. Questo è proprio un costume, però è proprio perché loro sono anche un esempio, non so se avete seguito il film, comunque una bella storia di rivalsa, di l'essere se stessi, e danno anche un bel messaggio divertente. E la principessa, che per la prima volta non è una principessa bella, è una sì. principessa orca, proprio un orco. Sì, cade il tabù del, cioè il tabù, l'obbligo del fatto che la principessa deve essere per forza bella, magra, giovane. E a lui le principesse diventano anche un po' volgari, perché c'è questa cosa di strega che poi diventa un po' troppo. Invece così si diciamo, può. Si può. Così si può. Oppure... Oppure, ecco qua, allora, mamma, questa è la Canalis. Quella è la Canalis, vedi che l'hai riconosciuta. Era il test Canalis, che sì. Anche così si riconosce. E quelli a sinistra sono i Ferragnez. I Ferragnez, quando avevano deciso proprio loro di fare la famiglia Addams. I bambini sono coperti, anche se in realtà, perché noi rispettiamo, no? Però sì. In realtà sui social i bambini sono... Ferragni ormai li conoscono tutti, io se li incontro per strada li fermo, perché... Ma infatti il problema è proprio quello, che li riconoscono in strada. Io mi è capitato di vederli e gente che li guardava come se fosse... perché sono VIP. E ormai sono VIP anche loro. Piccoli VIP, di fatto hanno la loro certo. autonomia di bambini. Eh sì, dovrebbero essere lasciati in pace. Va bene. Oppure c'è anche Bobo Vieri con... Costanza, questa è da Caraccio. Joker. Lui è da Joker e lei invece da Harley Quinn, drag. Ah, sì, bello. Sì, ecco. Mi piace molto Joker. Joker è venuto bene, poi è facile perché sì. Comunque fai con la matita degli occhi un ombretto nero, fai una specie di rombo sugli occhi, le sopracciglia alzate e la bocca. Poi vi faremo vedere dei trucchi. Che non sono trucchi, ma sono escamotage per chi non sa truccarsi. Ah, perfetto, quello va bene per me. Sì, anche per me, perché quei trucchi lì sono proprio da make-up artist. Esagerati. Andiamo avanti, ancora qualche costume. Ecco, questi sono quelli che un po' aboliamo. Ah, cioè, nel senso, l'infermiera almeno... sexy. Sì, a parte basta. Che è visto e rivisto, e poi non è Halloween, non è la festa per sì. No, beh, è un'infermiera sexy, ma anche insanguinata. Sì, è un po' è un'infermiera assassina. Sì, diciamo che magari i primi anni erano anche una novità, ma poi possiamo sì, anche basta. Cambiare. Sono d'accordo. Gli altri due invece che eliminiamo? Gli altri due che eliminiamo, vediamoli insieme. Questi adesso. Qua. Sì, e beh, quella è vampira, quella in mezzo ha un vestito lungo e l'altra appunto è un'infermiera, per sì, intenderci. Va bene, ok. E vediamo gli animaletti hai preso anche. Sì, perché visto che tu mi oh, hai oh che bello, Raimondino. Questo lo voglio anch'io per Raimondino. Non ce l'avevi questo? No. È proprio un mantello. Secondo me gli darà più fastidio ancora. Beh, faccio in tempo a prenderlo, manca ancora qualche giorno. Faccio in tempo a cercarlo. Sì, fai in tempo a ordinarlo. Sì, dopo mi odia, mi morde se gli metto quello, però... perché invece pare che alcuni cagnetti si diano un tono. Cioè si vedi proprio quelli che sono infastiditi e quelli che sì, gli sì, piace... sì, però questo è troppo bello. Lo cercherò. Perché poi li guardano tutti, gli fanno le cose.
zoccole che sono così belli. Quindi... questo è bellissimo, sì. Bellissimo. E invece i bambini? Ecco, anche i bambini. Oh, che meraviglia! Ci sono anche dei costumini teneri come questi di zucca che sono molto buffi, secondo me. E poi tengono anche un po' caldino, perché non è detto che faccia caldo. Eh sì, perché insomma a fine ottobre può anche essere una giornata fresca, molto fresca. Come lo vesti, Leo? Leonardo non vuole, gli dà fastidio. E lui è come Raimondino, che non vuole niente, quindi ha una maglietta che è normale. Facciamo un po' di riciclo, quindi di Batman, però un po' più scura. Quindi però non vuole cose addosso. Ma lui si sente di fare paura. Ma... figurati, il bambino, un bambino bellissimo come fa a far paura. Va bene, andiamo avanti. I trucchi adesso. Allora, vi facciamo vedere dei trucchi ideali, che sono questi, per sì. Chi magari... Allora, anche se non viene perfetto, non è una serata di gala della certo. Scala. Quindi possiamo anche non farlo così. Il trucco è, uno è affilare bene le matite, quando dovete fare una parte un po' delicata, perché sembra una banalità, ma per fare quelle punte deve essere temperata. Caspita, bene. Sì, sì, davvero. Dopodiché usate i colori dell'arancio, del rosso e come vedete potete fare anche un gioco di linee e poi metterci dei glitter o dei brillantini. Va bene, questa è una professionista però truccata sì, così. Ne abbiamo... Noi ci ispiriamo però... Ci ispiriamo, possiamo fare anche gli occhi arancioni e fare della zucchetta, quello come che prendiamo l'idea del colore, sì. Ecco, dell'arancio e del nero. Andiamo avanti. Quindi l'idea è o trucco zucca o trucco gatto, quindi possiamo farci due codini, sì. E poi fare la puntina del naso più scura con la matita nera anche nella parte alta della bocca, sì. E poi fare un trucco sfumato a gatto proprio. Ecco, questo è forse più facile. Sì, un po' più facile. E poi il trucco d'oro anche. Poi il trucco d'oro, quindi potete d'oro e nero di utilizzare un ombretto dorato e acquistarlo, un illuminante, e metterlo in abbondanza in quel giorno, e poi lo potete tenere sempre per fare comunque delle piccole cose anche durante l'anno. Sì, sì, l'oro va sempre bene, diciamo che l'oro è un evergreen. Oppure utilizzando il rossetto nero. Ecco, questo è un altro must, no? Il rossetto nero. E tirare una linea che faccia come un sorriso un po' inquietante. Ah, cioè quella riga del filo spinato. Sì. Ah, questa è un'idea, in effetti. Dal rossetto fino all'orecchio, una riga filo spinato. Questo sì. È facile. E poi il pomellino un po' anche lì da bambola, molto calcato rosso. Ricordiamoci che truccarsi da Halloween vuol dire non essere belle. Il concetto è imbruttirsi, perché una non può pensare di mettersi il filo spinato. Di essere carina. No, beh, certo. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti con le idee. Anche le braccia? E con... No, questo era quello di cui vi parlavamo, sì. Ovvero se non siete capaci, allora cosa potete fare? Acquistate direttamente dei tatuaggi. Ah, quelli fantastico. Sono i tipici trasferelli che con una spugnetta umida li prendete, ve li fate in faccia e avete alla bocca già disegnata. Questo è bellissimo, sì. Sì, questa è un'idea. Costano proprio... pochissimo, se fate ancora in tempo, ma secondo me sì, perché sì. Ci siamo portati un po' avanti proprio per certo. Darvi la possibilità di prendere queste idee. Per questi consigli, oppure andiamo avanti, oppure le braccia, sì, anche questi sono tattoo. Sì, chi non vuole osare, magari vuole farsi solo un tatuaggio perché non ama vestirsi, non ama truccarsi, allora può fare un piccolo tatuaggio, una zucchetta sulla mano, anche una questi sono tattoo, non sono tatuaggi veri, no. Quindi sono trasferibili, quindi sono... Si lavano poi. Oppure subito. Oppure degli accessori. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. È un elastico per fare la coda fatto a ragnatela. Questo è fantastico. Tu molto bionda così per te sarebbe infatti, perfetto. Vorrei, si vedrebbe. Volevo scegliere questo io. Sì, sì, sì. Questo è adatto a chi è bionda. A me non si vedrebbe niente perché li ho troppo mesciati. Però sì, un colore chiaro, netto è sì. Perfetto. Infatti l'hanno messo sul biondo. Eh sì, eh sì. Oppure gli orecchini a streghetta. Gli orecchini anche sono abbastanza discreti e potete avere una mezzaluna con la streghetta oppure una zucca, ne vendono di grandi quantità di questi. Sì, questi però sono anche già più normali. Sì, sono più normali però... Come l'orecchino del Babbo Natale a Natale. Sì, sono già visti, dici? Sono già visti. Secondo Io sono un paio d'anni che li vedo, sì. Non così tanti. Questo, il cappellino a streghetta, lo vedo in preview. Sì, cappellino a streghetta, che è una specie di cappellino uso famiglia reale inglese, come la veletta, sì. Però con la ragnatela. È un cappello di Windsor, me la vedo Kate con questo. Con questo per Halloween. Sì, esatto. Però sono tutte cose veloci, anche se magari uscite dal lavoro e volete fare un simbolo sì. per festeggiare un po' così con gli amici, mettete una veletta. Sì, basta una cosina. Sì. Oppure questo, questo... No, ecco, questa è una sigaretta.
Beh no, questo qua dai. È brutto? Sì, sarebbe la sigaretta che ti buca la testa. Sì, no? Perché praticamente l'ha fatta quest'uomo. Beh ma poi si stacca, come fai a tenerla fissa? È un'applicazione, c'è un... non so come l'ha attaccata, però un'idea. Direi che il capellino a veletta ragnatela mi piace di più. E anche la coda. La coda è proprio bella. La coda è veramente bella. La coda è veramente bella. Va bene. Ci fermiamo perché dopo addobbiamo la casa. Addobbiamo la casa, vi insegniamo delle ricette pazzesche, velocissime, facili da usare sempre. Ok, dopo la pubblicità. Rieccoci sempre dentro la casa, sempre festeggiando Halloween con tutta la spiegazione che vi abbiamo dato sulle origini cristiano-cattoliche della festa, anche se noi oggi ci occupiamo dell'aspetto più consumistico. Della ricorrenza. Allora, addobbiamo casa partendo dall'esterno. Sì. Allora, intanto è bello dire che in questo periodo è fantastica anche l'addobbo autunnale, quindi mettere zucche, foglie, castagne, cose che richiamino proprio i colori dell'autunno. Fammi ricordare che la zucca illuminata nella tradizione cristiano-cattolica era illuminata perché mandava via il male, quindi questo è il significato religioso. E quindi noi lo cogliamo e ci addobbiamo anche la casa. Sì. Quindi con non solo appunto le zucche che si possono facilmente intagliare. Sì, con... che sennò comunque le vendono anche di plastica già intagliate. Sì. Se una non ha voglia di mettersi. Ma io l'anno scorso non l'ho neanche intagliata. Cioè ho preso proprio la zucca, ne ho messe tre tipi. Tra l'altro costano pochissimo al supermercato perché è di stagione. Certo. Quindi ne ho messe tre, poi ho messo tutte le ho fatto un po' di fogliaggio, di castagne, che un po' bello. Un tema autunnale in casa. Tu dirai, sì. Hai avuto tempo. No, brava, io veramente devo imparare da te a fare queste cose. A me no, io metto la corona di fiori fuori, il marrone autunnale, quella lo faccio, vedi. Solo quello. E poi con tutte le varie luci potete addobbare, certo, chi ha il camino, che tanto non si usa più il camino in città o anche fuori, quindi si possono mettere queste candele che sempre vi consigliamo, magari anche quelle con la pila, sì, prima che si bruci qualcosa. Per colpa nostra. E poi le luci, chiaramente non sono luci brillanti, sono tutte luci molto... Tutte soffuse sui toni del giallo. Va bene, andiamo avanti sempre negli addobbi. Sì. La ragnatela. O non puliamo, che è una buona cosa per dentro la casa, insegnarvi a non pulire. Oppure ci sono queste ragnatele che sono facilissime ma da tirare. E con dentro i ragnettini e quant'altro. E queste tu le hai messe in casa? Eh sì, io le avevo anche portate, ma le ho lasciate appena qua. Da farvi vedere, ma comunque sono facilissime, tirate e le mettete sui mobili con i ragnettini. No, questa è bellissima, queste le voglio anch'io. Sì. Va bene, oppure andiamo avanti. Oppure questo è un tappeto fatto... È un runner. Sì, no, questo è proprio un tappeto da mettere in terra con un effetto un po' spaventoso. Ma questo dove lo trovi? Su internet. Questi si trovano. Ma c'è una luce, è dipinto così è come finto. Caravaggio o sì. C'è una luce sotto? No, è proprio dipinto. È dipinto che sembra illuminato. Sì. No, questo è fantastico. Quindi questi li potete trovare sui siti online. Sì, questo è un addobbo che non potete fare. Potete fare il runner invece. Ecco, il runner è qua, mamma mia, che meraviglia. Ecco, questo fatto con la velina o potete prendere lo stampo già fatto e con tutte le zucchette, i ragnetti del caso, le lucette. Anche questo lo troviamo online oppure nei negozi dei casalinghi. Andiamo in giardino con un po' di addobbi. Allora, dalle zucche fatte un po' a spaventapasseri, come chi ha l'orto sa, perché comunque tengono lontani i piccioni, a poi delle cose homemade. Quindi, questi i fantasmini come possiamo farli? O con una tenda nera anche bucata, piuttosto che con la tenda nera spettrale mi fa morire. Sì. Oppure anche con le zanzariere rotte, se non le avete buttate, sai le tende. Ah certo, i buchi in questo caso sono fondamentali. Sì. E li mettete appunto sulla lanterna, li chiudete e poi fa effetto così volan. Bellissimo, bellissimo. Oppure possiamo ancora addobbare sempre la nostra casa con delle alternative fai da te. Che questo con ciupa ciupa. Questo è bellissimo, io lo farò sicuramente. I bambini impazziscono. Sì, perché poi sono
sono le cose che piacciono a loro, no? Un po' semplici, fatte in casa. Quindi possiamo fare o una zucca dove mettiamo i buchini e diventa un porta ciupa ciupa. Sì. Ma chi vuole fare anche... un porta lecca lecca, no? Sì, ma non solo. Se tu hai qualche spiedino di frutta, una stavo cena pensando, elegante, certo, autunnale, poi metterci... È un modo per portare in tavola, per certo, portare in tavola. Poi fai... quello lì me lo faceva mio nonno, mi ricordo, quando avevo la febbre a casa. Mi faceva la bambolina con praticamente... metteva un batuffolo di cotone, poi ci metteva sopra il fazzoletto e lo legava sotto, sì, e ci faceva gli occhietti disegnati. Ti creava una bambolina. Mi faceva una bambolina. Che carino. Sì, me la faceva solo quando avevo la febbre. E questa è una cosa, oppure vabbè, l'idea dei vermi ciupa ciupa che sarebbero caffè, le caramelle gommose, che io me ne mangerei 3 kg ogni sì, volta. E fai o il caffè o il cacao e sembra terra. E poi i palloncini con appunto il disegno sopra e i rotoli di carta igienica con le alette da pipistrello. Anche i rotoli di carta igienica non sono male, sì. Questo è un fai da te facile. Invece alla finestra, alla finestra possiamo far vedere fuori i mostriciattoli. Quindi fare, non so, stampate dalla stampante dei mostri, sì, li ritagliate e poi e li applicate al vetro. Anche questi secondo me li vendono anche, sì, in adesivi, sì, direttamente, come quelli di Natale, come quelli di Natale, che li possiamo quindi applicare senza, perché non è che tutti siamo così capaci di disegnare, no, in maniera, infatti io no, però lo farei anche per i vicini, mi metterei me con così. Sì, sì, così nessuno guarda dentro. Un modo per dare un po' di privacy. Ok, qualche lavoretto adesso. Allora, qualche lavoretto per chi ama così tenersi compagnia, perché a volte la festa stessa è il lavoretto, no? Sì, per, certo, per stare un po' in compagnia. Allora, come possiamo mettere i dolcetti in una zucca? Mettiamo le caramelle, poi prendiamo i fogli di carta. Carta velina arancione. E con il verde facciamo il ciuffetto in alto e poi ci disegniamo sopra. Oppure anche una cosa sana sono quei mandarini, che poi vi facciamo vedere meglio, proprio i mandarini di disegnato, ecco, sulla buccia il... con attenzione con i pennarelli, quelli edibili, sì, ci sono i pennarelli, non usate il pennarello che si usa per... ci vuole proprio quello che si può anche mettere negli alimenti, come sì, quello delle uova di Pasqua, no? È esatto, lo stesso. Va bene, altri lavoretti? Ah, questo è il piatto? Allora, col piatto arancione, quindi per non spendere, sai, magari questi addobbi costano anche un pochino, no? Quindi magari ci piace, abbiamo i piatti arancioni. Piatti arancioni, sì, l'importante è che sia roba arancione. Sì, roba arancione, facciamo le fessurine, lo disegniamo, ce lo agganciamo. Piatti o bicchieri, sì, perché anche coi bicchieri. O tovagliolini, qua ci sono i bicchieri. Coi bicchieri, se lasciate il buchino e ovviamente avete le candeline cerini, quelle elettriche... e allora potete metterle sotto e si illuminano anche. Giusto. Se non sono elettriche non fanno. No, beh, esatto, con la fiamma eviterei di fare scoppiare incendi per causa nostra. Questo lasciamo, sì, perdere. Ok? E poi passiamo ai menù, che sono favolosi. Allora, tenete due consigli a mente. Sì. Arancio e nero, cioè sì, tutti i cibi che sono arancio e nero. Quindi allora, carota. Carota. Zucca. Zucca, carota nera, carota viola, anche viola. Riso volendo. Venere. Riso Venere. Ah, i broccoletti li fanno anche viola adesso. Ah, è vero, li fanno anche broccoletti viola. Broccoletti viola, va bene. Li fanno anche arancio. La zucca, chiaramente. Salmone. Le albicocche non ci sono più. Però se c'erano. Mandarini arance. Sì, arance mandarini. E vi facciamo vedere un po' di ricette con, sì, qualche spunto. Per esempio, una vellutata di zucca e carota. Sì. Che potete che fare. Io la compro già fatta, beh, la puoi anche impiattare, diciamo. Esatto, il bello è impiattarla in questo modo mettendo queste... È panna acida. E come devi essere brava a disegnare? Sì, dovreste metterla in una tasca, ma non è una roba così complicata. In una tasca oppure in una siringa anche. Sì, se no dovete cercare qualcosa di bianco per farci. Sì. La panna acida, va però bene. Anche solo arancione. Poi questo lavoretto è favoloso ed è buonissimo. Ve lo consiglio, io lo faccio tutto l'anno. Vediamo. Sono le dita Wüster. In pratica, come si fanno? Facilissimo, prendete la pasta sfoglia. Sì. Potete anche prenderla già fatta, sì, la tagliate con la rotella, lo davo per scontato, con la rotella della pizza o delle col coltello, strisciolini, e arrotolate i Wüster. A quel punto saranno come... E metti anche gli occhiucci volendo, fai anche gli occhietti, e poi con i bastoncini e ketchup.
Allora, a parte che è buonissima, ma poi... Ma lo metti nel forno? Sì, lo metti in forno a 180 gradi, ma li vedi, cuociono minuti, subito, perché sì, i wurstel sono quasi precotti. E la pasta, se è sottile, anche quella cuoce anche in fretta. E sono come quelli del panettiere, sai, gli stuzzichini sì, con wurstel, sì, però sì, fatti in maniera così. Ah, questo è, questa è la versione halloweenesca. Sì. Ok, quegli occhietti mi piace un sacco. Sì, molto carina. Molto carina, va bene. Oppure? Oppure la tartina al salmone, visto che dicevamo. Ah, che bella questa. Qui fa anche buh. Da fantasmino. Sì, qui prende proprio la salsina, quella adesso non possiamo questo dire la marca. Questo è un pane sotto. Sì, è pan carré praticamente. Pan carré tagliato come un fantasmino. Fatto a fantasino, potete fare la zucca, potete fare tutte le forme che volete. Poi ci mettete sopra il salmone e le olive, fate gli occhietti, il naso e la bocca. Bellissimo. Anche questo sì, è facile, questo sono è facilissimi, va bene. Oppure e sono buoni anche, a me è venuta la fame. Sì, sì, sì. Oppure gli spaghetti verdi, quindi o col pesto e mozzarelline e olive, che sono gli occhi. Sono gli occhi, ma perché verdi? Li puoi mostro fare anche arancio. Sì, puoi fare anche arancio. Ah, arancio questo è un con mostro, la carota. Questo è un mostro fatto con il verde del pesto. Allora, l'occhio fatto con la mozzarella e l'oliva è fantastico. Favoloso. Cioè, prendiamo l'idea, lo possiamo mettere da tutte le parti. Sì, ce lo possiamo mettere anche sulla bistecca, sì, in sì, teoria. Ma no? Se fate la bistecca carote, mostro. Sì, La bistecca mostro, bello. Così fai mangiare ai bambini che non vogliono mangiare la carne. Oppure puoi fare, vedi che ci stiamo evolvendo, puoi sì, fare coi bastoncini tutti gli occhietti con l'oliva e poi li metti in quella zucca con i pop anche, che abbiamo visto. Giusto, così è mostro su mostro. Va bene, adesso vedo gli spaghetti al nero di seppia. Al nero di seppia con anche i gamberetti, sono arancioni, poi ci sono anche i pomodorini arancioni. Variazione, a chi non piacciono gli spaghetti al nero di seppia, c'è la pasta al riso venere. Ecco, che fanno ormai, che io mangio sempre, che è nera, che è nera, nerissima, e quindi metti dentro i gamberetti arancio, perfetto. Fantastico, abbiamo fatto già il menù, abbiamo fatto un menù d'oro, tra l'altro buonissimo. Ci sono ancora due cose, sì, vediamole. Allora, anche questi sono facili, dolci e salati delle scopettine, che questi potete riciclare all'Epifania. Sì. Allora, i bastoncini sono quelli salati che fanno di antipasto con il gruviera, il formaggio sì, arrotolato, mentre quelli sono i biscotti classici, mi viene la marca, vabbè, i biscotti quelli lì, le dai, gallette, avete visti? Sì, diciamo con Yoro Saiva, sì, Yoro Saiva, se ne arresteranno, ecco, con tagliati in quella maniera, ma potete tagliare quelli e i Mikado infilzati. Sì, poi questo è un po' più difficile, perché volete, io se li taglio li rompo tutti, è un pochino più difficile, però io preferisco potete... la prima ipotesi, mi sembra più facile, le scopine mi sembrano più quelli salate, sì, esatto, sono più semplici. L'ultima cosa, carote e mandorle, ecco, carote ah, e mandorle, ah, mamma mia, scusa, sembrano dita, sì, sono carote con su un pezzettino di mandorla. E sembrano dita, mamma mia. Sì, sì, hai trovato proprio delle cose mostruose. Mostruose. Davvero terrificanti. Ma anche buone, perché mi è venuto un certo appetito. Sono d'accordo. Però a quest'ora non si mangia no, più. No, basta. Saltiamo. Va bene. Grazie, allora buon Halloween a tutti. Sì. Ricordatevi il significato generale, religioso, cristiano-cattolico. Grazie a te. Grazie Adriana, a tutti voi. E alla regia e a chi ci ha seguito. Ciao.